Salve a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi video unboxing in collaborazione con l'azienda Beat Park. Ho ricevuto un paccozzo che ho già aperto e controllato e voglio mostrarvi di cosa si tratta. Questa è la packing list con tutti i codici dei rispettivi prodotti che ho scelto. Sono veramente entusiasta di questo pacco perché non mi ricordavo di aver scelto tante cose belline belline. Vi ricordo anche che potete usufruire del codice sconto che vi lascerò nell'info box, che l'azienda ha abbinato a questa collaborazione. È uno sconto del 3% e quindi sicuramente è un'ottima cosa. Cominciamo col mostrarvi i materiali che ho scelto. Ho scelto dei cappuccini acciaio inox del diametro di 5 mm, 5 mm interni, quindi sono un po' più grandicelli, 7x6 mi pare. Comunque troverete i dettagli nell'info box. Sono 5 pezzi e hanno il foro, non sono quelli con il gancetto, ma con il forellino, in modo che posso utilizzarli in maniera più free. Ancora ho scelto degli aghetti, dei chiodini con la testa sfera, quelli proprio piccini piccini e sottili. Il pacco contiene 20 pezzi e questo è il codice di questo prodotto. Un'altra cosina chiccosa è questo braccialino con la ciambellina con la gomma, c'è cioè una ciambellina di gomma in realtà, che funge proprio da blocco per regolare la lunghezza, a cui va inserito un link, un connettore, qualcosa, un elemento centrale, insomma. Questo bracciale in acciaio inox, il codice del prodotto è questo qui, e mi piace un sacco, la parte terminale di questo bracciale, che sono questi punto luce, questi ciondolini veramente piccoli piccoli che aggraziano molto il braccialetto. Poi ho scelto ancora queste due perline con il foro grande in corallo sintetico. Questo è il codice, la confezione contiene due pezzi come potete vedere. Il colore è bellissimo, molto estivo e anche aiuto se riesco ad aprirlo. L'ho fatta, voglio mostrarvi anche come sono. Il decoro, ecco come sono stati intarsiati. Sembrano delle foglie. È veramente molto molto carino. Mi piace un sacco. Non badate alle mie dita rovinate. Ho preso ancora qualche base per bracciale, in particolare questi qua in pelle, credo che sia pelle. Sono due pezzi e gli elementi, i terminali, il moschettone, quindi anche i cerchietti e tutto, sono in acciaio inox. La misura era circa 17,5, quindi non sono dei bracciali propriamente maschili, come possono apparire. Cioè come stile io lo vedrei molto più per un uomo, però come misura si adatta a una donna e quindi vorrei realizzare qualcosa di più sportivo proprio da donna. Vedete, il bracciolino è piccolino, non è grande, non è della misura del polso da un uomo. E queste sono le due basi identiche contenute nel pacchetto. Ancora basi per bracciale, ma li ho voluti prendere per forse smontarli, non voglio utilizzarli in questo modo, o vedremo. Non sono certa dell'uso che voglio farci, ma sono delle banalissime basi per bracciale o bracciali, possono usarsi anche così in realtà, di caucciù del diametro di 4 mm. Questo è il codice e vi mostro anche la qualità di questo prodotto. Essendo caucciù è un materiale morbido. Anche fatto bene, devo dire. Ho delle idee su come sfruttare questa base qui. Tutte le informazioni relative ai prezzi e quant'altro li scoprirete nell'info box perché, come vi dicevo, metterò tutto lì. So
Sono soddisfatta di questo filo color cardo, c'è scritto così nel sito, sarà un 8 mm di diametro, un filo bello di, come potete vedere, vetro. In realtà sul sito c'è scritto come sigla K9, di solito mi pare che corrisponda al cristallo, quindi comunque vetro, un materiale vitreo, non è una pietra assolutamente. Però mi piaceva un sacco questo nuance, questo fatto bene, proprio tutte di una misura. Sono delle rondelle veramente carine, carine. Il filo è abbastanza lungo. È scivolata via una rondella, ecco, però è meglio così ve la posso far vedere da vicino. Il foro è da 1 mm. Molto, molto graziosa. Sempre nella stessa nuance, per restare nella stessa nuance, ho preso delle pietre occhio di gatto, sempre di questa colorazione che si accosta bene a quel violetto, questo cardo, in realtà cardo, e questo invece è un violetto. Come potete vedere, questo è il codice, sono da 8 mm. Insieme a questo cardo li vedo veramente bene. Wow, le guarderei per ore le pietre occhio di gatto. Mi piace un sacco questo particolare che ha nella texture. Altro elemento della stessa nuance. Dell'occhio di gatto sono dei fili di cristallo vetro da 4 mm sfaccettato, come potete vedere, molto molto grazioso. Nella camera sembra scuro perché la luce è quella che è, però vi assicuro che il colore è veramente molto molto grazioso. Metto via questo filo. Ancora altro filo, stavolta giada della Malesia, un filo di giada della Malesia sfaccettato, sempre del diametro di 4 mm, e questo è il codice. Un filo sarà 40 centimetri, c'era scritto che era così, 40 centimetri all'incirca. Molto molto bella questa pietra. Io amo il verde, quindi per me il verde è il colore in assoluto più bello. Ho preso un altro filo di pietra, in realtà, che è qui, anche se non è proprio un filo lunghissimo, si tratta proprio, mi pare, di 31 pietre giù di lì, di pietra di Picasso, di questa colorazione grigio chiara, ed ha questo effetto satinato, 6 mm di diametro, scusate, 6 mm. E ve la mostro da vicino. Molto particolare, molto variegata come colore, questa nuance mi ricordano i sassolini del mare, grigio chiaro con le venature scure, proprio mi ricorda la pietra del mare, bella. Pietra di Picasso, è la prima volta che prendo questa pietra. Manca ancora questo elemento qui che sono... dei fili di cristallo, proprio di vetro di cristallo sfaccettato da 2 mm, questa colorazione molto molto estiva e accesa, anche se è accesa perché comunque c'è questo color neon dentro, questa colorazione molto brillante che la esalta un po'. Poi è un fucsia, non saprei. Un vinaccio forse addirittura. Sono tre fili e voglio mostrarvi già l'effetto perché ho fatto anche la prova sul mio polso. Guardate che grazioso. Adesso viene l'estate. Sembra
sicuramente un tocco di luce per i nostri outfit. Metto via anche questo, manca davvero poco alla fine, promesso. Ho preso questi 5 fili rigidi, sono fili di nylon lunghi 45 centimetri se non erro. In sostanza è un tubo di PVC del diametro di 5 mm rivestito con questo nylon dorato. Sì, ci possono fare mille usi con queste basi, perché poi sono basi per collane, ma perché no, se sezionato potrebbe diventare anche la base di un bracciale. Infatti ho preso questi cappucci proprio per definire l'uso di questi tubicini qui. Volendo si possono anche riempire con del filo metallico memory, chiaramente, per dare una forma più stabile. Anche se di per sé già il filo, come potete vedere, è abbastanza rigido, prende da solo la forma che deve. Quindi va bene così. Il codice di questo prodotto è questo, sono 5 fili. Gli ultimi elementi che ho preso da questo sito meraviglioso, Bitpark, sono questi ciondolini tempestati di strass, di zirconi, che raffigurano il fico d'India, il mio amato fico d'India. Essendo siciliana, non potevo resistere, insomma, e ho preso i fico d'India e anche i carretti che ora vi mostro. Il codice del fico d'India è questo. Il pacchetto contiene 5 pezzi. Costicchiano un po' questi elementi qui, ma credo perché sono fatti veramente bene, anche i materiali. Questi sono degli zirconi. Quindi siamo su un materiale alto, ottone e zirconi. I colori sono quelli che adoro, tipici. C'era anche il turibo, lo metto via. Invece i carretti, questo è il codice dei carretti, che sono però dei link, dei connettori per bracciale, comunque per congiungere appunto due parti. Anche questi sono in ottone, anche questi sono tempestati, come direbbe, non mi ricordo se era Bonolis qualcuno. Tempestati di diamanti di zirconi. Ok, ce l'ho fatta. Sono veramente adorabili, carini, graziosi. Immagino per esempio questo elemento nel braccialino in acciaio, dov'è? Eccolo qui. Con questi elementi lucci così giù. Wow, veramente un prodotto meraviglioso. Questi erano tra l'altro gli ultimi prodotti che avevo da mostrarvi. Li metto via. E anche con il pacchettino di Bitpark ho finito. Vi rimando ai video che susseguiranno questi, che saranno dei video tutorial in cui vi mostrerò come ho utilizzato il materiale in questione. Vi abbraccio come sempre, un saluto, grazie per avermi seguita. Un abbraccio, ciao!